come sta procedendo l'organizzazione di questo evento? L'organizzazione benissimo, stiamo per inaugurare la seconda edizione del Festival degli Orti, che l'anno scorso ha avuto un bel successo di 15.000 visitatori con un grande riscontro da parte del pubblico e di tanti partecipanti. Quest'anno abbiamo allargato il format come eventi e anche come periodo, da una settimana a 10 giorni, dal 23 maggio al 2 giugno presso i Giardini delle Serre. Abbiamo una mostra di installazioni sul tema Coltiviamo la città, ovvero il ruolo che gli orti possono avere all'interno del contesto urbano, e abbiamo poi una serie di happening e di eventi che vanno dai corsi di orticoltura e di cucina ai laboratori per bambini e per ragazzi, a tanti incontri sul tema appunto degli orti urbani, sul tema della moda green, del turismo sostenibile, della finanza green che non è solo verde ma è anche gold e anche oro, perché sta andando veramente benissimo. Il sito internet dove potete trovare il programma di tutti gli eventi è www.terralab3.0.org. Abbiamo con noi qui nei giardini della Villa Reale Fabrizio Sala. Ecco, come si concilia questa Festival degli Orti in vista poi dell'Expo? Beh, il Festival degli Orti ha come slogan oggi alla presentazione coltivare la città. Allora diciamo che l'Expo è nutrire il pianeta, energia per la vita, coltivando la città. Perché questa è una capacità, quella che stiamo mettendo in mostra da parte di alcune aziende florovivaiste, quindi una peculiarità del nostro territorio. Beh, in vista dell'Expo, in vista di tutte queste nazioni che verranno a visitarci, perché non presentare questa eccellenza che noi abbiamo? Questo è quello che dobbiamo fare per l'Expo, farci trovare pronti a questo appuntamento in questo modo. Allora sorge spontanea una domanda: come sta procedendo l'Expo? Sta procedendo molto bene, perché mentre prima avevamo diverse visioni, diverse opinioni su come realizzarlo, in questo momento ci sono diverse opinioni per esserci, c'è la corsa ad esserci, quindi penso che abbiamo ingenerato come Regione Lombardia un clima estremamente positivo e attivo, e c'è la corsa ad arricchire i contenuti, era proprio quello che volevamo. Grande emozione che do il benvenuto a tutti per questa seconda edizione del Festival degli Orti. Speriamo appunto che il tempo sia dalla nostra parte questa sera. La seconda edizione, quest'anno dopo il successo della prima, abbiamo appunto allargato il format degli eventi, abbiamo allungato il periodo, per cui fino al 2 giugno sarà possibile visitare il festival. Quest'anno abbiamo scelto il tema della città, quindi il ruolo degli orti all'interno dei contesti urbani, come proprio elemento di rigenerazione urbana, sia da un punto di vista paesaggistico, ma anche come luogo di aggregazione sociale. Sono io che ringrazio voi per aver voluto anche questa volta invitarmi e soprattutto aver organizzato questa seconda edizione. Tra l'altro, proprio un anno fa, appena eletto, era stata una delle prime occasioni in assoluto di presenziare come sindaco, diciamo, un'iniziativa pubblica. Credo che sia molto importante per tante ragioni questo festival, perché tra le altre cose rappresenta sicuramente una tappa di avvicinamento a quell'obiettivo che tutti insieme stiamo cercando di raggiungere nel miglior modo possibile. È stato annunciato che la Villa Reale sarà la sede di rappresentanza di Expo 2015, questo è un fatto straordinario. Straordinario perché non solo mette in valore quello che è
un bene assoluto non soltanto della nostra città ma credo di tutto il nostro paese, dando giusto risalto, ma anche perché diventa un'occasione, un'opportunità credo straordinaria per la città di Monza ma per tutta la Brianza. Da questo punto di vista tutti i soggetti istituzionali, nessuno escluso, stanno lavorando ormai da tempo in maniera sinergica, in maniera alacremente direi, con lo stesso stile, con un po' la caratteristica di noi brianzoli, proprio per fare in modo che quell'appuntamento sia un appuntamento importante. Oltretutto il tema, voi sapete, è quello dell'alimentazione, quindi quale migliore occasione anche per quanto riguarda gli orti di porre al centro questa questione. Dovremo declinarlo un po' in tutti i modi possibili e immaginabili. Quindi io ringrazio davvero gli organizzatori, ringrazio Michela per lo sforzo che so che fanno, noi ben volentieri abbiamo patrocinato questa iniziativa. Un caloroso saluto a tutti e un grazie agli organizzatori per l'invito a questa manifestazione che credo sia un evento importante per la città. Anche per me come il sindaco è la seconda edizione, perché sono arrivata l'anno scorso e quindi ho partecipato alla prima edizione che so che è stato che ha avuto un successo enorme, perché credo che abbia avuto oltre 15.000 visitatori, quindi credo che siano delle esperienze. Credo anche che questo, il Festival degli Orti sia anche, abbia un pregio enorme, che è quello di avere un percorso che non è solo culturale ma è anche educativo. Winston Churchill diceva che un pessimista vede sempre le difficoltà anche in un'opportunità. L'ottimista invece vede sempre delle opportunità anche nella difficoltà. Bene, io credo che questa sia una massima che possa rappresentare bene il pensiero di Michela Genghini, che in un momento di grande difficoltà ha voluto dare vita a una manifestazione che va esattamente incontro a quelle che sono delle esigenze del nostro territorio, un territorio particolarmente attivo sul fronte della tutela ambientale, ma soprattutto attivo sul fronte della promozione dei frutti del nostro territorio. Complimenti anche a te che hai organizzato ancora meglio questo importante evento. Io c'ero l'anno scorso nel ruolo che oggi ricopre Martina, quest'anno in un ruolo diverso che penso che possa essere estremamente utile per questa manifestazione, per Monza, per tutta la Brianza. Come ha detto il sindaco, abbiamo deciso che la Villa Reale sarà la sede di rappresentanza dell'Expo. Quindi quello che dobbiamo fare adesso è intorno alla Villa Reale costruire tutte le eccellenze che noi vogliamo mettere in mostra, perché qui abbiamo intenzione di far passare molte persone, le realtà internazionali, e quindi noi italiani, noi brianzoli, dobbiamo mettere in mostra quelle che sono le nostre ricchezze. A te, ho visto tutto questo verde, già mi è piaciuto, perché la Villa Reale di per sé è un capolavoro, un gioiello di Monza Brianza, ma la cosa che mi dà sempre più stupore sono i bambini. Quando ho visto i bambini entrare in un habitat ideale di queste cassette ecosostenibili, fatte così, in modo piccolo come una cassetta, si può vedere un rettangolone, e li hanno messi tutti insieme e loro si sono messi uno dietro l'altro senza nessuna cattiveria, senza nessun odio, senza nessun rancore come fanno i grandi, questo è mio, questo è tuo, ma volentieri io annaffio, tu pianti, io scavo, tu metti il seme. Questa cosa mi è piaciuta tantissimo e ho detto, ma non possiamo essere così, che cosa ci succede poi quando diventiamo grandi? Cose diventano diverse, quando siamo così piccoli bambini riusciamo ad essere umani e poi ci disumanizziamo, perché? E allora ho detto, mi piacerebbe che una luce della in alto, un potenziale Dio, guardasse giù e lanciasse questo messaggio: fratellanza, umanità, solidarietà, lavoro di squadra. Forse è questo che conta, come ci insegnano i bambini. Allora questa cosa mi è piaciuta tanto, il green nasce proprio da lì, dalla volontà di scambiarsi le cose con semplicità, una sorta di baratto, no? E tutti fanno qualcosa, bello così, no?